siamo con le signore Daniela e Sabrina. Nel 1999 il comune di Guidonia Montecelio assegnò a loro due appartamenti. Appartamenti, di cosa si tratta? Non sono appartamenti, ma sono stenditoi. Noi poi l'abbiamo adibito ad appartamenti. Poi, andiamo, sì, prego. L'hanno, io volendo adibirla ad appartamento, ho fatto dei lavori, quindi mi è stata messa sotto sequestro. Riaperta dopo 4 anni. Quindi lei è stata 4 anni senza casa? Senza casa. Perché nel frattempo voleva adibire questo lavatoio. E renderlo abitabile per me e mio figlio. Possiamo dire che è un lavatoio, no, sì, signora? Sì, sì, come no, anche il mio. Andiamo a vedere. Eccoci qui in casa. Quindi poi ho creato dal terrazzo l'angolo cottura, che non c'era. C'è la mia camera da letto, che quando ci alziamo battiamo la testa. Le capita spesso? Beh, direi, specialmente quando vado del lag, mi scordo. Quindi quando mi alzo, tangete. Allora, di conseguenza compro un sacco d'occhiali. Questo che abbiamo definito lavatoio, sì, è all'asta. Ha un prezzo di 1.539 euro al metro quadrato. Cioè, come se fosse un appartamento, perché in effetti è accatastato come appartamento. Come appartamento. Cosa trova, ecco, di curioso in tutto questo? Che non è un appartamento, è stenditoio e risulta ancora sulla cartina stenditoio. Quando sono venuti i signori a fare le foto, quando? A settembre? Sì, che sono entrati, loro pensavano di trovare appunto stenditoio. Invece quando sono entrati hanno detto, ma cioè, lo stenditoio era e io l'ho adibito, cioè per poterci abitare, per renderla una casa, diciamo, normale. Allora, sono venuti te che ci ha fatto presente questo fatto? Sì, loro mi hanno detto, no, non ci deve dire niente perché lo dirà poi al comune quando la chiameranno e le diranno le cose. Quindi il comune sta vendendo dei lavatoi alti da 1,20, da 1,20 m minimo fino a un'altezza massima di 2,20 m, sì, come appartamenti, a un prezzo di mercato al metro quadrato di 1.539 euro. Ma sta vendendo una reggia? Lei lo comprerebbe? No. Perché? Perché non è, cioè, non è agibile sta casa. Perché se vengono 2 o 3 persone più alte come mio figlio, stiamo a fare una guerra ogni volta. Noi dobbiamo mangiare in questo lato, perché in quel lato sbatti la testa quando ti alzi. Ah, ecco. E quindi sei costretto a mettere il tavolo qui. Oltre a qui non lo puoi mettere altra parte. Okay. Quindi poi per poter mangiare, perché non c'era cucina, ho dovuto creare quell'angolo. Non è che ho fatto chissà che, perché comunque era terrazzo. Che gliel'hanno sequestrato? Sì. Ed è abusivo, tant'è che quella parte non è all'asta. No. Quindi loro stanno vendendo un lavatoio classificato come appartamento, lo stanno vendendo senza cucina. Senza cucina e senza cameretta, perché in realtà... Lei non si chiede come si fa a vendere un appartamento a prezzo di mercato di 1.539 euro senza la cucina? Chi acquisterebbe un appartamento senza la cucina? Io di sicuro no. Okay. Io non dico che ci sono scomoda adesso, perché devo essere proprio... L'ho resa abitabile. Una cosa, quando vi hanno data e ha visto i tetti così, che cosa ha pensato? O te prendi questo o te avevo niente, non c'avevo più strada. Diritto, mezzo strada, sì. O accettavi o niente, perché io dico, scusate, stenditoio, come c'entro? Loro mi hanno risposto, o prendi queste chiavi o niente, non c'è più diritto a graduatoria, è inutile che rifacevo la domanda. Quindi mi sono adagiata a quello che loro mi hanno dato, almeno... Non è quel che è, però è un tetto sulla testa. È la stessa cosa per lei, signora Sabrina? Sì. E ci racconta lei da dove arrivava, quando gli hanno dato questa casa? Io da... insomma, tra i parenti, tra mamma, sorelle, però non andavo d'accordo, spesso andavo dentro la macchina addirittura, perché con i parenti non si va d'accordo. Insomma. Dopodiché gli danno nel 99 questo appartamento. Questo appartamento, sì, andavo per prendere, c'erano questa assegnazione, io sono venuta qua, però quando sono arrivata non sapevo se piangere o accettarla, perché era in condizioni pietose, tutti i buchi, roba dentro, sporca, muffa, anche lì.
Però a quel punto dico, o questa o rimango ancora dentro la macchina, un ragazzino mio figlio, cioè era piccolino, dentro la macchina dormiamo con la Honda, sbregando i sedili per farlo dormire, quindi qua situazione dico meglio questo detto che niente. Ora però avete due comode stanze, questa è la sua camera da letto? Non proprio comode perché? I tetti sono questi qua, cioè ecco io guardo, già qui, qua. Mio figlio, mio marito e anche la figlia di 18 anni, se vede, sono il doppio di me e quindi camminiamo proprio così ai porelli che quando venivamo nelle camere. Di qua invece chi ci dorme? Di qua è la ragazza di 18 anni. Qua la ragazza di 18 anni che però è la stessa cosa. Lei è più alta di me, è uguale. Quando arriva in camera, fatti così, deve stare poverina. Poi abbiamo una bambina di un anno e mezzo, cioè pure lei. Se viene alta come il papà e la mamma è lo stesso problema. Già noi dal 99 che stiamo aspettando un cambio. Perché il comune mi ha mandato persone a darmi il cambio, però quando sono venuto a farci quella cosa mi ha detto... Lei ha chiamato l'ASL ultimamente. Poi ho fatto fare due sopralluoghi dalla ASL, sì. Uno nel 2013. Che cosa ha detto l'ASL? L'ASL mi ha detto subito che non era norma di legge, che non potevano metterli come appartamento perché... Era un lavatoio prima di tutto e poi non rientravano i tetti, tutto non era normale. Questa è di adesso, 2013 e questo. Prenda l'ultima. Questa è di... Mo, l'ho fatta adesso, il sopralluogo. Andiamo, vediamola. Andiamo a leggere. L'hanno richiesto adesso, però questi che sono venuti adesso rifanno un'altra, hanno detto che la situazione è peggiorata, dice vedi i metri del tetto però non è normale legge. C'avete un bel terrazzo però. Sì, è bello, che ci facciamo col terrazzo? La veduta c'è, solo quella c'è. E poi loro hanno detto che dovevamo trovare una soluzione perché adesso c'è anche una bambina un anno e mezzo. Adesso che sono venuti i tecnici a settembre, gli avete fatto presente quanto sono alti questi tetti? Sì, sì. Che cosa le hanno detto? Ma loro hanno detto riguardo alle condizioni di questo lavatoio, delle finestre, che la cassa sta a cascare, non gli riguardava, dovevamo vedere tutto tranne il comune. Ma... Io ho detto a questi qua che ero andata anche, ho chiesto un appuntamento col sindaco di Guidonia, c'ho la lettera per via e me e ancora... Le ha risposto il sindaco? Mi ha risposto però non ha... Ha chiesto tempo? Ha chiesto tempo, sì. C'ho la lettera in cui mi dice che adesso non poteva riuscire. Si scusava ma non aveva cosa... Secondo lei quest'asta è da bloccare? Secondo me sì, perché già insomma dal 99 che stiamo con la... C'ho la gola, ho fatto pure una... Come si dice? Messe per mesi, magari ci dovrebbero mandare pure sta affitti, invece ci rimandano una volta l'anno, poi... tutti insieme, le difficoltà, uno sta dietro, cioè il lavoro è quello che è, la situazione lo sa il comune, cioè apre il computer oggi vede tutto, non è che dice migliorata. Pensa, io per 2 anni non gli ho portato documentazione, mi stanno a far pagare qua dentro a queste condizioni, 5.000 rotti annuali, mi hanno fatto la realizzazione, io per 3 anni devo dare 263 euro al mese, tutto ciò. Però per riguardo di un cambio ancora sto in attesa.